Il Pergo crema svetta, lo Spezia torna a vincere e smette la Cremonese, che comunque ottiene un buon pari a Siracusa. In trasferta fanno meglio Frosinone, Triestina e Barletta, tutte a segno senza subire reti. Il Piacenza lascia la coda ribaltando il Lanciano. Ok, pure Andria e Alto Adige. Tutto questo in prima divisione, con Lanciano che cede il passo e colleziona, dopo la scorpacciata iniziale, il secondo stop consecutivo, in modalità pressoché identiche a quelle di Frosinone. Al gol di Pavoletti è seguito il crollo nella ripresa, dopo aver mandato in fumo l'occasione del raddoppio. La classifica rimane lusinghiera, ma è inevitabile puntare l'attenzione sui classici peccati di gioventù, con una squadra che deve crescere sotto il profilo caratteriale nella gestione di tutti i 90 minuti. Pensare di ottenere sconti in un campionato tanto difficile è infatti fuori luogo, pensare di essere già forti e maturi sarebbe un grave errore. Il tecnico Gautieri nel dopopartita ha richiamato tutti all'ordine, pensando positivo nel turno infrasettimanale, con la sfida in notturna contro il fortissimo Spezia, compagine dall'organico di primissimo piano che però ha singhiozzato nelle prime giornate. Sarà un banco di prova importante. Difficile il recupero di Turchi, dovrebbe mancare anche Rosania. Nessun problema per l'esterno d'attacco Titone, è uscito malconcio dal Garilli. Si recupererà anche Pavoletti, qualche noia muscolare per lui. Per domani sera previsto un buon pubblico. Questo Lanciano, anche quando perde, suscita ugualmente simpatie.